Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi un nuovo video dedicato ai prodotti terminati del periodo. Quindi vi faccio vedere un po' cosa ho smaltito nel periodo febbraio-marzo. Sono un bel po' di prodotti, quindi cercherò di essere rapida e vado anche un po' random. Allora, primo prodotto che pesco dalla mia busta è questo detergente della Sien, Ananas e Salvia, profumazione ottima, e potete trovare anche tantissime altre profumazioni, però trovo che mi secca molto le mani e quindi non credo di riacquistarlo. Costa poco, è anche carina la confezione, però appunto mi secca molto le mani. Mi sto trovando bene invece con il Sien, quello igienizzante, quello nella confezione sempre trasparente, e anche il prodotto è trasparente. Ve l'avevo fatto vedere in un video haul. E comunque quello lo trovo veramente fantastico. Questo non lo riacquisterò. Poi ho terminato questa mini taglia ed è una crema per le mani di Essence della Limited Edition The Little Christmas Factory. Allora, questa era una profumazione cookies, profumazione molto dolce. L'ho trovata veramente comoda questa mini taglia perché sono 75 ml e riuscite a infilarla anche nelle borse più piccole, perché io non sono una grande fan delle borse giganti. E quindi questa l'ho trovata molto pratica da portarsela in giro e soprattutto idratava anche bene la pelle. Questa aveva un buon inci e quindi l'avevo acquistata con piacere. E come potete notare, l'ho terminata. Poi ho terminato questo correttore di Nabla, è il numero 011.0. Allora, io l'avevo acquistato da una ragazza, però credo che la ragazza mi abbia fregato perché comunque mi è arrivato già vuoto, ecco, in un certo senso. Ho potuto fare poche applicazioni. Comunque, da quelle poche applicazioni ho potuto notare che, essendo aranciato, va a neutralizzare perfettamente le mie occhiaie. Sinceramente, mi è piaciuto, è un po' troppo liquidino, però probabilmente potrei prendere in considerazione l'idea di riacquistarlo. Come al solito ho terminato due burro cacao, sempre della Sien. Sapete che queste hanno un buon inci, io li trovo validissimi. E niente, insomma, non mi soffermo a lungo perché sapete che io li adoro. Poi ho terminato questo bagno doccia della Green Natural ed è un bagno doccia al cardamomo e zenzero, e lo zenzero si sente veramente tanto. Il prodotto è buono, è adatto per essere portato per esempio in viaggio, però la profumazione non mi ha colpito particolarmente. Però il prodotto è buono perché non secca la pelle, anzi la lascia molto idratata. Allora, poi ho terminato questi sieri viso della Bioffigina Toscana. Vi ho fatto una recensione e quindi non mi soffermo a lungo. Il mio preferito è questo. Ora ho un siero della Cattier, però quando terminerò quello acquisterò solo il siero di Bioffigina Toscana, perché questo lascia veramente il viso bello purificato, cioè non ti fa uscire imperfezioni, non ti fa ingrassare la pelle, veramente veramente ottimo. Anche questo antiossidante comunque dona luminosità alla pelle, però tra i due preferisco questo perché io appunto ho la pelle grassa. Terminate anche un po' di campioncini. Allora, ho terminato questo qui, il Camellia Chic, ed era una crema corpo, crema vellutante, intensamente profumata. Allora, avete presente Hypnotic di Dior? Ecco, questa crema corpo ha la stessa profumazione. Tra l'altro, le creme corpo bio ho notato che hanno una profumazione molto blanda, nel senso che dopo un po' svanisce subito. Anche con il bagno doccia ho riscontrato questo, diciamo così, questa problematica. Questa crema dura tutto il giorno, fino al giorno dopo, cioè praticamente dura fin quando non vi lavate. La profumazione è veramente, veramente, non è forte da nausearvi, ecco, non lasciate la scia di profumo, però questa
Questa crema per il corpo dura veramente a lungo, ottima. Appena terminerò qualche crema che ho già, che sto ancora utilizzando, voglio riacquistarla. Poi ho terminato queste due creme, sono il creme viso Regina con pappa reale. Allora, queste le avevo utilizzate perché avevo fatto un trattamento dermatologico e avevo la pelle secca, quindi avevo bisogno di idratazione. Queste hanno svolto perfettamente la loro funzione, però sono ideali per una pelle decisamente secca. La profumazione è molto buona. Queste, se non sbaglio, questa crema costa sui 45 euro, mi pare di sì. Comunque anche questa è ottima. Poi ho terminato una matita per gli occhi, questa è di Bare Minerals, l'ho centellinata perché era la mia matita occhi preferita, e questa era la 5 pm, un color melanzana, veramente, boh, nulla da dire, mi è piaciuta e si fissa bene e il colore è fantastico. Peccato che in Italia non si trova. Poi ho terminato questo correttore di Neve Cosmetics, è il correttore Yellow. Anche questo l'ho trovato veramente, veramente ottimo. Credo che Neve Cosmetics sui minerali sia imbattibile. Sono le miglior polveri in commercio. Poi ho terminato un fondotinta di Sephora, e questo era uno di quelli che aveva un buon inci ed era compatto. Il colore non era proprio l'ideale, era un po' scuro, però l'ho utilizzato con piacere, era il D30, l'ho utilizzato con piacere perché copriva bene e durava anche abbastanza a lungo. All'interno c'era anche uno specchietto e la spugnetta. E anche questo, se volete provarlo, io l'avevo preso però con i saldi, quindi l'avevo pagato mi sembra 5 euro, però a prezzo pieno credo costi sui 30, e quindi a questo punto conviene puntare su un fondotinta veramente biologico. Poi ho terminato una crema all'ossido di zinco della Natura Bella Baby, questa la potete trovare da Eurospin, questa la utilizzo per quando ho alcune parti del corpo irritate oppure dopo la depilazione. La consistenza è molto liquida, non è tipo quelle Fissan, che sono molto dure da stendere. E la profumazione è veramente molto molto buona, quindi ve la consiglio anche perché costa meno di 2 euro. Poi vi faccio vedere le mie creme capillifere preferite, ossia le Fito. Io ho acquistato la Fito 7 e la Fito 9, ve le faccio vedere, ne apro una. Allora, sono dei prodotti, ovviamente non sono biologici, però hanno un buon inci, e quindi potete andare tranquille. Tra l'altro, sul mio sito vi ho fatto anche la recensione di questi due prodotti. E io ho preso la 7 e la 9 per provarli e vi dico la verità, la 7 è pensata per i capelli secchi, mentre la 9 per i capelli ultra secchi. Però io, se proprio devo scegliere tra le due, ho preferito la 7, ma sicuramente le riacquisterò entrambi perché poi le utilizzo in base alle esigenze del capello in quel momento. Queste sono creme che vanno utilizzate di giorno, sulle punte, come fosse appunto una crema quotidiana. Veramente veramente ottime. Poi ho terminato questo struccante bifasico della Sobio, uno struccante bifasico che elimina anche il trucco waterproof. Questo dovete shakerarlo fin quando poi le due soluzioni, quella acquosa e quella oleosa, si uniscono. Mettete sul dischetto, lasciate in posa e il trucco va via rapidamente. Questo della Sobio costa veramente veramente poco e ve lo consiglio. Poi ho terminato questa scatola di integratori alimentari della Dottor Tuffi Miglio Plus. Ovviamente va utilizzata più di una confezione se volete vedere i risultati. Personalmente non mi è piaciuta perché non ho riscontrato nessun tipo di beneficio.
Però sinceramente io ho risolto il problema con solo con alcuni prodotti del mio medico e quindi probabilmente il prodotto su di me non ha funzionato perché la caduta dei capelli era dovuta a qualcos'altro, non era magari una caduta stagionale e quindi non mi sento di bocciarlo, però se volete appunto, se soffrite solo di caduta stagionale, quindi tipo non lo so, verso settembre, ottobre, quando c'è il cosiddetto periodo delle castagne, vi consiglio di provare l'integratore tutta la linea al Miglio Plus per rinforzare i capelli, perché insomma male non fa. Poi ho terminato questo Enné. Enné nero, indigo, sì, Enné nero, e della Phytophilos, e devo dire che è pessimo, il peggiore Enné che io abbia mai provato nella vita, perché innanzitutto secondo me l'erba non era ben tagliata e quindi era molto 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 sabbiosa e poi non ha colorato niente, praticamente metterla o non metterla era la stessa cosa. Questa addirittura dice che copre i capelli bianchi ma non copre proprio nulla, quindi è un prodotto che io non riacquisterò mai più nella vita. Invece ho trovato valido l'Enné delle erbe di Janas. Io ho preso questo qui ayurvedico, che è il classico Enné rosso, insomma, e questo ha un elevato potere tintorio e non è sabbioso, quindi si risciacqua anche facilmente. Appena vado nella mia bioprofumeria lo riacquisterò. Io utilizzavo l'Enné ayurvedico insieme al Kapur Kakli, perché questo è un condizionante, un volumizzante, antisettico, illuminante, stimola la crescita, ma soprattutto utilizzato anche per le piacevoli note odorose leggermente speziate. Quindi sapete che l'Enné ha questo odore forte, molto erboso. Con questo andavo un po' ad attenuare, diciamo così, quella puzza che insomma infastidisce molti. Soprattutto se in casa non abitate da sole, infastidisce. E poi ho terminato questo detergente intimo alla Bardana e Calendula della Saponaria ed è ottimo anche questo, buono, molto delicato. Poi ho terminato questo deodorante della Viviverde Coop, è un deodorante spray. E non è uno dei migliori in commercio, nel senso come ingredienti, ok, è un prodotto bio, però insomma si trova di meglio. Però, visto che non riesco a reperire facilmente deodoranti bio, ho voluto comunque utilizzarlo. Altro deodorante è questo della Neutro Robers, il Derma Zero. L'avevo acquistato perché c'è scritto zero antitraspiranti, zero alcol, zero sali d'alluminio e zero parabeni, però non mi è piaciuto. Tra l'altro si è rotto anche lo stick, quindi non sono più riuscita a far fuoriuscire il prodotto, quindi pessimo, non lo riacquisterò mai più. Poi ho terminato questo olio essenziale all'arancia di Segreti di Natura. Come potete notare, è scaduto nel 2015, quindi ho voluto utilizzarlo esclusivamente per profumare l'ambiente. Comunque è ottimo perché la profumazione era veramente, sembrava di essere in mezzo, insomma, alberi di arancio. Se siete abituati, insomma, ad utilizzare oli essenziali, questi di Segreti di Natura mi sembrano buoni, perlomeno a livello di profumazione. Poi ho terminato questo profumo della Balm Balm, un profumo alla lavanda. Era una mini taglia che io avevo trovato in un calendario dell'avvento della Cimpinessa. È buono, se vi piace la lavanda, anche questo ha una profumazione molto intensa. Poi ho terminato una cipria, la Mineral Veil di Bare Minerals, questi sono 3 grammi e devo dire che è una delle migliori ciprie minerali che io abbia mai provato perché opacizza il viso, soprattutto l'ho utilizzata d'estate, quindi l'ho messa a dura prova e devo dire che anzitutto non altera il colore del fondotinta, ma comunque sia svolge egregiamente la sua funzione ed opacizza molto bene, quindi se avete la pelle grassa ve la consiglio. Infine, ultimi prodotti, ho terminato delle salviettine
queste qui della Pampers e della Sensure, ottime, quindi le avevo trovate in sconto e le ho prese, sono buone, molto delicate. E poi ho terminato questi dischetti della Sien, che riacquisto sempre, quindi anche su questi non mi soffermo. E poi, ultimo prodotto, questo chubby stick di Clinique, che avevo preso sul sito quando ho preso il rossetto e l'avevo aggiunto al carrello perché volevo la pochette in omaggio. Ho preso questa mini taglia e la colorazione 01 ed è un colore simile praticamente a Christine di Nabla. Ottimo, dura 5-6 ore sulla palpebra, si fissa bene, però non lo riacquisterò perché appunto non è un prodotto bio. E niente, questi erano i prodotti che ho terminato, spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!